Guardami un attimo. Ah, tutte le volte è così. Perché è così tutte le volte. Poi io sono. Perché se non tocco e gli metto tutto sotto sopra. Ecco, con la scusa che poi toccare i cassetti e mettere tutto sotto sopra, poi così noi dobbiamo uscire. Io devo ancora vestirmi. Eh sì, ma invece di ciacciarandi in un attimo. Arrivo. Stavano dicendo tutte le volte, poi e poi sono sempre l'ultima, mi devo sempre preparare di corsa. A parte che visto che si esce e si sa già che si rientra questa sera, volevo almeno stirare i camici per non dovermi ritrovare poi a mezzanotte a doverli finire di stirare, che magari non ne ho voglia. Tutto lì. Aggiornamento Mani, visto che siete carinissime, me lo chiedete spesso e che anche molte di voi hanno. Allora, io me le mando da sola. Prima dico tutti i venerdì faccio i video, tac, influenza. Adesso nell'uno degli ultimi video ho detto le mani e boh, niente, hanno ricominciato di nuovo. Questa mattina siamo uscite prestissimo, sono andata a fare la visita dall'allergologo e boh, ma abbiamo rifatto tutte le cose, insomma, tutti i controlli. Se prima era dermatite da contatto, adesso mi hanno detto che dermatite. Che idiota! Ma che musica è? Che musica! Grazie ragazze, ho vinto. Si è scema. Diteglielo a sta qua. Diteglielo voi. Diteglielo no, voi. Vabbè, ok. Ma basta. Te le farò pagare tutte. Allora, dovete sapere che. Dovete sapere che adesso scendiamo. E ora pagherà tutti gli interessi. Altro che marron glacé, no, lì, non marron glacé, le castagne, le frittelle, i cuscini. Le trapunte compro di babbo di Natale. Dovete sapere che di tutto e per di più. Colpa vostra, no, qui si è creato un team, nel senso le persone di qua, amiche e conoscenti che hanno visto il video. Ci hanno mandato i messaggi ieri, addirittura due nostre amiche eravamo a cena, stavamo cenando, a un certo punto hanno detto ah, comunque per la cronaca io sto con me e fin lì non ci piove, vabbè, comunque per farla breve, appunto oggi si esce, oggi è il giorno di riposo di Mira, quindi usciamo, andiamo a fare un po' di spandi, cara genovese. Preparati, che qua da così diventerai così braccia, mani larghe. E per concludere, basta! E per concludere, ma ve l'abbiamo già detto la volta scorsa, comunque sia, le frittelle di Maria non le ha volute, io gliele volevo. Non è vero, non è vero. Sì. No, ci siamo alzati al mattino, ho detto facciamo le frittelle di mele? Secondo te devi dire, dovevi fare, non devo farle. Fai, agisci. Ci va, vediamo dopo. Va, va, va. Vedrete cosa faremo oggi. Sì. A dopo. Proprio 27 gradi.
Poi ci sono io col giubbotto, la sciarpa, mille maniche corte. Ma no, perché appunto, come vi stavo dicendo, sono appena questa mattina ho fatto la visita dall'allergologo. Mi ha messo dei patch tutti sulla schiena e mi ha detto di, insomma, di tenere coperta la Sembra la mummia parte dietro. di. Sì, ma sono proprio piena, nel senso che ho già fatto altri test allergologici. Insomma, anni addietro mi mettevano uno o due patch, invece no, questa volta ho proprio praticamente la schiena totalmente con Patch. patch, li ha chiamati Ah. la dottoressa. Non touch. No, ho proprio la schiena iniziano a prudere, iniziano a dare fastidio e devo tenerli per 2 giorni. Per 2 giorni non posso lavarmi, nel senso che cioè, non devo farmi la doccia, non devo farci andare acqua sopra, poi fra 2 giorni tornerò. Di nuovo l'appuntamento e cerchiamo di capire se c'è una soluzione, perché io di andare avanti a cortisone non ne ho assolutamente più nessuna voglia. Sto annoiando? No, ho Ah, sbadigliato, però un po' pensavo sì, non è che devono sapere proprio tutto. fosse. Ma sì, perché molte mi chiedono come sto, mi chiedono sempre come sto, allora ho piacere di aggiornarle, ma più che altro ci sono molte ragazze che anche loro hanno problemi alle mani. E allora boh, mi hanno detto di aggiornarle e io le aggiorno. Comunque sia, basta, ok. No, questa cosa da filmare, cosa stavi dicendo? Ieri o l'altro ieri guardavo su Facebook, ci sono tutti degli esercizi per far andare via il doppio mento, che lei ogni tanto c'ha il doppio mento, no? Guardavo che dovevi fare per 5 secondi, poi ripeterlo 3 volte, poi così, però così non so cosa fare, e poi vado a vedere tutti gli altri esercizi, poi devi fare la rotazione. Poi devi tenere così. Tutte delle cose strane ti erano tutti i muscoli e nel Ok. giro di 15 giorni ti va via il doppio mento. Ok, quindi care doppie mentine come me, incominciamo a fare gli esercizi di. Adesso ti tiro poi giù la scheda degli esercizi doppio mento. Noi abbiamo finito pranzo, Mamma adesso che caldo! fa caldissimo, ci sono 23 gradi, io mi sono spogliata perché avevo il giubbotto, la sciarpa, abbiamo finito pranzo, adesso si riporta la macchina a casa perché vengono le nostre amiche a prenderci, così insomma si va via con una macchina sola. Allora, stiamo andando in un posto in cui non è possibile uscire senza aver comprato almeno 80 articoli. Vedremo. Per quello che ho portato il mento. Perché? Io Le sto con mie Mirko. fane! Vedremo, vedremo. È aperta la sfida, mi stanno sfidando. Scusami, Sono però in me lo impressi un tre. attimo? Sì. Noi stiamo con mille. Oggi ci spacchiamo i soldi. Vedremo. Cioè, qua praticamente hanno fatto una. Come si dice? Un gruppo di followers, Ecco. spendaccioni, che possono comprare la neve rossa e anche i cuscini e anche da Ma mangiare, infatti il anche le rosso mele. oggi Va via con le mele. Ecco. è vero, io Torniamo a nero, casa con quindi Babbo Natale sulla quando panda. è via, hai capito? Vedremo, vedremo, vi aggiorneremo dopo, vedremo, Lo vedremo vedremo. cancellano. Vedremo non esiste. Esatto. E qui casca l'asino, ecco le malate di shopping ossessive compulsive. Tu non comprerai niente oggi, niente, tutto E nostro. mille invece, mio tesoro. No, abbiamo trovato, Ah, questo praticamente qua bianco. compri un chilo, giusto?
Sì, un chilo di tovaglioli. Solo che non si riesce, vedi solo quelli sopra, non riesce a vedere cosa c'è. Cosa c'è in mezzo? No, fa sorpresa. Però lei li voleva. Questi qua, ecco, io e Mira siamo indecise su questi, perché qua speriamo dal colore che ci sia qualcosa di autunnale. Amore, te lo giro ancora un po' per venire mal di testa alle ragazze. Eh no, ma perché qua si vedeva un po'. Vedi? Sotto. Vabbè, ok. C'è una bottiglia. Boh, ci sembra che sia qualcosa di autunnale. Non so, nel dubbio. Nel dubbio, quanti avete presi? Sì, ci credo. Mille, oggi puoi prendere tutto se vuoi. Questo sta bene, con i tuoi occhi sta bene. Ecco, le rose per te. Ma quanto era questo? Allora, alla fine abbiamo le voci stanchissime, proprio, beh, Mille. Io sono quella che non fa niente, quindi non posso essere Madonna, stanca, però mi sono stancata di girare. Sono più stanca oggi di quando vai a lavorare. Ho speso soldi, sappiatelo che ho speso soldi. Per lei, eh? L'hai detto? No, vabbè, alla fine abbiamo semplicemente comprato i tovaglioli. Si sta anche scaricando la batteria. Anche scaricando la batteria, ho preso quel chilo di tovaglioli, poi dopo ve lo farò vedere. Aspetta che non voglio inquadrare la gente dietro. E però no, abbiamo speso soldi perché abbiamo dovuto prendere dei regali per le nostre amiche, che non possiamo dirvi cos'è e non possiamo neanche farvelo vedere perché una delle due guarda il video, se no poi capisce. Quindi sappiate che oggi ho speso soldi. No, questa è una fortuna da non qua? Qua non si può, c'è due candele per 29 euro. No, ma non esiste, 29 euro una candela? No, due, queste no, costano carissime. No, cosa? Non puoi, non puoi permettertela. No, cioè, ti serve? È strettamente necessaria? No, scusa. Emile, digli qualcosa. Posala immediatamente. Posala, veramente. No. Non è necessario. Sì, abbiamo, non si serve, hai da mangiare a casa. L'olio 31 e tutti i diffusori immaginabili per profumare la casa. Raus. Sì, sai che se mi passa sempre. Allora, adesso ovviamente lascia dove siete tutti. Ah, vai. La scena ovviamente è stata rifatta, ma perché in basta! Ma perché in realtà una di noi, Milena, è una di noi. Ma perché in realtà è andata davvero così? È andata davvero così. Davvero. Voleva comprare. Niente. Ci siamo appropriate del negozio. Nei denti. Non ci sono sgay. Solo. Ciao. Ciao. Guardate come esce dal negozio. Allora. Chiudono. E per la cronaca, le candele non le ho davvero prese. Però come si suol dire, ben mi sta. E mi hanno anche preso in giro per tutto il tragitto. A venerdì, ragazze, ciao!